Cari concittadini, benvenuti al nostro consueto appuntamento per darvi gli ultimi aggiornamenti sull'attività amministrativa. Vi dico subito che i casi positivi accertati ad oggi sono 4, quindi non ci sono nuovi casi accertati di positività al Covid-19 e che i tamponi negativi sono 13. Inoltre ieri sono stati fatti nuovi prelievi, quindi adesso aspettiamo gli esiti per 5 tamponi. Quindi a questi nostri concittadini io faccio il mio augurio che ovviamente i risultati siano negativi e che non ci siano problemi, non ci siano risvolti dal punto di vista della salute. Prima di passare poi a parlare delle attività amministrative che stiamo mettendo in campo, consentitemi di fare una precisazione sull'ultimo video che ho fatto quando ho parlato delle mascherine. Dai commenti lasciati sotto quel video ho capito che di non essere stato molto chiaro. Quando ho mostrato la confezione con le mascherine, è stata una mia omissione, non ho detto che le mascherine sono imbustate in confezioni da 25. Quindi è chiaro che quando i volontari arrivano a casa vostra per consegnarvi le mascherine, sono costretti ad aprire la confezione e a tirarle fuori una alla volta. Utilizzando ovviamente le dovute accortezze, utilizzano loro stessi la mascherina, utilizzano i guanti, però è chiaro che insomma, un minimo di contaminazione c'è. Quindi se volete, trattandosi di mascherine di cotone, potete tranquillamente lavarle ad alta temperatura utilizzando un prodotto igienizzante e quindi utilizzarle quindi con tutta la tranquillità. Consentitemi adesso di fare un ringraziamento a dei nostri concittadini che lavorano in Veneto. La ditta si chiama Ditta Monaco SRL, una ditta che si occupa di vigilanza, che ci ha spedito, come vedete, questa confezione con delle mascherine. Si tratta di mascherine usa e getta, sono circa 1000. Trattandosi di mascherine usa e getta, quindi non riutilizzabili, abbiamo pensato di darle in dotazione ai medici, alle forze dell'ordine che operano sul territorio e ai nostri volontari. Quindi questo è il motivo per cui non le distribuiremo ai cittadini, ma ai cittadini abbiamo deciso di distribuire quelle riutilizzabili, quelle lavabili che vi stanno portando a casa in questo momento. Comunque a loro va ovviamente il mio più sincero ringraziamento perché hanno mostrato il loro attaccamento per il territorio e l'affetto che loro provano per i griciniani e per i propri concittadini. Di nuovo grazie. E adesso parliamo delle attività amministrative che stiamo ponendo in essere. Purtroppo dobbiamo fare i conti col fatto che i problemi non vengono mai soli. Infatti, oltre al virus, è arrivato anche un momento di crisi per molti nostri concittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà. Voi perché hanno perso il posto di lavoro, voi perché non stanno lavorando, perché hanno dovuto chiudere le loro attività. Quindi anche a loro stiamo pensando. Non avevo ancora dato indicazioni in tal senso perché stavo aspettando che il progetto che stiamo ponendo in piedi prendesse corpo. Adesso vi do qualche anticipazione. In primis ho contattato tutti i grandi marchi della distribuzione che si trovano nella nostra zona industriale per chiedere un aiuto in termini di prodotti alimentari da distribuire. Devo dire con mio sommo piacere che tutti quelli che ho contattato fino ad oggi, fino a questo momento, mi hanno dato la loro disponibilità e quindi già da inizio settimana prossima inizieranno a spedirci questi prodotti. Poi vedremo e stabiliremo metodi e criteri per la distribuzione. In più abbiamo già pensato di dedicare una parte delle risorse del nostro bilancio per aiutare le persone in difficoltà, dando anche dei buoni spesa o dei buoni che possono essere utilizzati nelle nostre attività commerciali sul territorio. Tutto quello che noi stiamo ponendo in essere, queste nostre attività, si sposano ovviamente in maniera molto molto congruente con le attività messe in campo dal nostro governo centrale. Infatti di ieri la conferenza stampa del Presidente Conte che annunciava innanzitutto un anticipo sul fondo di ripartizione che devono avere i comuni e in più un di più che verrà distribuito attraverso la protezione civile di circa 400 milioni di euro che saranno ripartiti tra tutti i comuni. Quindi nei prossimi giorni aspettiamo notizie, vediamo un pochettino qualcosa arriverà e come verranno ripartiti questi fondi e subito ci attiveremo per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini.
Ultimo punto, la sanificazione di tutto il territorio di Gricignano. Vi segnalo tre iniziative importanti che stiamo ponendo in essere. La prima, la pulizia con la lancia di tutte le strade e tutti i marciapiedi a partire da lunedì sera, quindi lunedì, martedì e mercoledì passeranno degli operatori con la lancia a fare sanificazione di strade e marciapiedi. Abbiamo diviso tutto il territorio comunale in tre parti, in un posto successivo, comunque con comunicazioni successive, vi diremo quali sono le strade e quando passeremo. Mi raccomando, tenete dentro gli animali domestici e ritirate i panni stesi. Altra iniziativa poi la collaborazione con la Coldiretti. Ho chiamato io personalmente il presidente provinciale della Coldiretti, il quale mi ha garantito una collaborazione a titolo totalmente gratuito da parte degli iscritti della Coldiretti per fare sanificazione sul territorio. Ovviamente sarà onere dell'ente mettere a disposizione soltanto il sanificante che dobbiamo utilizzare. Stessa cosa dicasi per una collaborazione messa in campo con alcuni cittadini di Gricignano, i quali sono muniti di patentino per i fitofarmaci e quindi possono fare lo stesso tipo di sanificazione che farà la Coldiretti. Quindi anche loro metteranno a disposizione i propri mezzi e le proprie attrezzature e sarà onere dell'ente mettere a disposizione soltanto il sanificante. Quindi io ovviamente ringrazio sia la Coldiretti che i cittadini di Gricignano che stanno in questo momento collaborando con noi. Grazie a queste tre iniziative ovviamente noi potremo fare una sanificazione dell'intero territorio a ciclo praticamente continuo. Chiudo questo mio intervento di questa mattina facendo le mie consuete raccomandazioni a tutti i cittadini di Gricignano. La prima raccomandazione ovviamente è quella di rimanere in casa nel rispetto delle normative vigenti, quindi non uscite di casa e se dovete uscire fatelo soltanto per i motivi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dall'ordinanza, quindi solo per uscite improrogabili, urgenti, quindi per fare la spesa o per acquisti in farmacia o per andare a lavorare. Mi raccomando, non uscite per futili motivi. Ovviamente stiamo, come al solito, presidiando il territorio con le forze dell'ordine e su questo aspetto, come vi ho sempre detto, stiamo tenendo la linea dura, quindi non uscite di casa. Fate sempre vostro il nostro motto, io resto a casa.